Think Twice, Buster Keaton, Tibe. Per se strade fratte sotto zero, camminiamo quatti quatti senza farci vedere. Noi che abbiamo un nostro posto, per te il posto è già pieno. Ovunque andiamo quanti sbatti, quatti quatti. Per se strade fratte sotto zero, camminiamo quatti quatti senza farci vedere. Noi che abbiamo un nostro posto, per te il posto è già pieno. Ovunque andiamo quanti sbatti, quatti quatti. Ciao a tutti, benvenuti a questa puntata di Spoken Poetry, la poesia che parla. Siamo qua in diretta su Radio Sayut, ci potete vedere anche in Skype, oltre che ascoltare in streaming. Naturalmente c'è dalla parte di regia Ugo Moreno che ci supporta e che ci introdurrà a tutta la storia di questa bellissima Radio Sayut e di tutto il network che la segue e di tutti i collegamenti che potete utilizzare online per seguirci sia in diretta che in registrazione. Però prima di lasciare la voce a Ugo volevo introdurvi il nostro ospite di stasera. Beh, stasera si parla di poesia orale, si parla di Poetry Slam. Lui è Dome Bulfaro, adesso devo inforcare gli occhiali perché non vedo nulla, ma lo sapete. Dome Bulfaro, classe 1971, poeta, performer, insegnante, direttore artistico di Poesia Presente, fondatore e presidente della Lega Italiana Poetry Slam. Ha curato diverse antologie, le sue poesie sono state tradotte in Inghilterra, Stati Uniti, Australia e Brasile. Lo vedete in video, questo è il libro da cui prenderemo spunto stasera, aspetta che gli tolgo un po' di luce, se no non si vede nulla, Guida liquida al Poetry Slam. Allora, prima di iniziare la nostra chiacchierata con Dome, volevo lasciare la voce a Ugo Moreno per spiegarci un po' dove ci potete vedere e ascoltare anche stasera. Grazie Silvia per avermi lasciato la parola, scusate, sono un po' emozionato. Come e sempre, vai. Beh, alla fine è vero, sono un povero piccolo essere umano. Radio Science, no, come... già da diverso tempo, si avvale della collaborazione di diverse web radio che sono comunque aggregate al network. Io mi scordo di citarle un paio perché fanno parte di Radio Science, che sono appunto Radio Science stessa e Radio Science Classic. Però effettivamente bisogna citarle. Inoltre ci sono Radio Reno Web, Radio Favaro Veneto, Radio Sismon di Libri, Radio Isso, Radio Valdichiana, Moderano e Radio, poi Radio Amber, Radio Anche e Radio Indie. Ovviamente ci si può seguire anche sulla web TV di Radio Science, raggiungibile al link di radioscience.it e tramite Facebook, siamo presenti anche lì. Entrambe le chat, sia di Facebook che di Radio Science, sono aperte e io raccomando sempre caldamente di scriverci. Non vergognatevi, scrivete, mi raccomando. Inoltre, come già da un po' di tempo a questa parte, abbiamo anche reistituito il numero telefonico allo 0422 16 26 622. 0422 16 26 622. E con questo è tutto, cara Silvia, ti ripasso la parola. Ok, allora io prima voglio introdurre la chiacchierata con Dome proprio leggendo la quarta di copertina dove dice: se credete che la poesia sia noiosa è perché non avete mai partecipato a un Poetry Slam, la nuova frontiera dell'espressione artistica che ha rivoluzionato il mondo dei live. Chiedetelo a tedeschi, francesi, inglesi e a tutti gli appassionati che abitano in nazioni meno arretrate dell'Italia. Paesi dove i Poetry Slam sono ormai più frequenti dei concerti rock. Nel 2001 in Italia i Poetry Slam si contavano sulle dita di una mano, oggi invece se ne organizzano a migliaia. Il primo schiaffo, perché parli del primo schiaffo? Io adesso vi spiegherò subito come condurrò questa chiacchierata. Apro il libro a caso, guardo qualche titolo e poi lascio che Domi ce lo illustri. Poetry Slam, slam è schiaffo, no? Perché il primo schiaffo, schiaffi a gogo, mamma mia, aiuto. Che cos'è un Poetry Slam, Dome? Ma questa è la domanda delle domande che in realtà sta al centro dell'indagine del libro. Quando si risponde che è una gara di poesia, in realtà si limita molto il mondo del Poetry Slam e tutto quello che rappresenta. È molto di più rispetto a una gara di poesia. È uno spettacolo, è uno show, è una gara di poesia che mette insieme molti generi che vanno sotto
un unico cappello che è quello della performance poetry, quindi è un contenitore anche di generi che vanno dal rap, dalla poesia lineare, dalla poesia sperimentale, al cantautorato che viene però proposto in forma diversi e in parola detta, in attori che dicono dei loro versi. E tutti insomma i generi possibili che stanno dentro la spoken word. Ecco, è una gara di poesia dove la parola è l'elemento di indagine, l'elemento di ricerca in vari modi. Non viene pensato come elemento caratterizzante la musica. Quindi non siamo di fronte nel Poetry Slam a una gara di spoken music, semmai di spoken word, questo sì. Però non è solo spoken word, non è solo rap, per esempio, senza flow, senza tappeto, perché appunto ci sono dei generi che utilizzano molto il corpo come linguaggio espressivo, e quindi saremmo più nell'ambito della teatro poesia o in altre forme di poesia dove l'action poetry, per esempio, è un'altra forma che utilizza molto il corpo. Per quello che si pensa sempre alla gara di poesia legata al Poetry Slam come performance poetry, gara di performance poetry. Ok, ma secondo te, cioè io e te lo sappiamo, siamo affascinati, no, dal Poetry Slam. Io la prima volta che ho approcciato al Poetry Slam, poi insomma, prima come partecipante, poi anche come organizzatrice, ne ho organizzati moltissimi. Noi ci siamo dentro come organizzatori, come fruitori diretti, no? Come tra virgolette protagonisti, perché in una maniera o nell'altra li organizziamo, saliamo sul palco. Ma secondo te che cos'è che affascina tanto il pubblico? Perché adesso veramente ai Poetry Slam, ma non solo, vedo, non so se lo sai, ma qua a Bologna iniziano ad andare anche, i locali si stanno riempiendo, ma in maniera esponenziale, proprio come un sasso nell'oceano di stand-up comedy, di freestyle, di gong show, di qualsiasi cosa che abbia a che fare con una performance veloce, perché nel Poetry Slam i tempi sono brevissimi, no? I tempi di scena. Che ogni poeta ha per esibirsi, no? Ogni manche. Che cos'è che affascina tanto il pubblico? Ecco, il Poetry Slam è, dicevamo, uno show di performance poetry che ha tre protagonisti. Perché c'è tanta gente, poi trasversale, cioè non ci sono solo ragazzi, tanti ragazzi, ma c'è anche gente di tutte le età, sia sul palco come esibizione che tra il Certo. pubblico. Dicevo, ci sono tre protagonisti, i poeti in gara, il maestro di cerimonia e il pubblico. Questi sono i tre protagonisti. E il pubblico per la prima volta con il Poetry Slam si è ritrovato finalmente ad essere al centro della ricerca artistica, nel senso che il feedback, il ritorno del pubblico ha un ruolo molto importante nel portare fuori il testo poetico e nel convincere il pubblico che il proprio testo sia un testo vero, un testo vincente, ma pensando appunto alla parola vincente, convincente, aderente alla verità che il poeta sta portando, verità in termini di parola, ma verità anche in termini di persona. Questi elementi sono fortemente. Ma la chiave di volta è che il pubblico diventa protagonista e giudica. È quello che ha cambiato totalmente le carte in tavola rispetto alla poesia che veniva proposta fino al 1986 in America e che è stata proposta fino al 2001, quando c'è stato appunto il primo schiaffo anche qui in Italia, grazie al primo Poetry Slam condotto da Lello Voce, che ha cambiato un po' il panorama poetico, almeno ha sparigliato quelle che erano le carte da gioco e anche il modo di giocare. Ok, ascolta, a proposito di MC, Master of Ceremony, no? Il maestro di cerimonia, io qua ho sempre l'indice del tuo libro, dice il ruolo dell'MC, del maestro di cerimonia, l'imbongi, cos'è l'imbongi? L'imbongi è un poeta che svolge una funzione politica e sociale all'interno della propria comunità.
Questa è per esempio un'altra parola chiave che viene utilizzata ed è una figura che appartiene alla cultura africana, che spesso appunto utilizzava la parola per aiutare il popolo a rendersi conto della situazione politica in cui versava, ma anche svolgeva ruoli più sociali, come per esempio riappacificare dei gruppi etnici in guerra, oppure riappacificare famiglie che erano in contrasto fra di loro. Svolgeva un po' un ruolo di mediatore tra le parti, rendendo le parti di nuovo armoniche e sollecitandole a riflettere su quello che era la realtà circostante. Quindi aveva un ruolo politico e sociale, era un poeta, ma lo è ancora, ci sono ancora gli Imbongi. Soprattutto nell'area del Sudafrica sono abbastanza presenti e poi hanno avuto un'evoluzione in quello che è il maestro di cerimonia all'interno del mondo hip hop. Dall'hip hop siamo poi passati al Poetry Slam. Lì, mentre nell'hip hop l'MC è colui è il poeta che parla, nel mondo del Poetry Slam invece ha mantenuto solo la parte di mediatore sociale, mediatore delle parti, di conduttore delle energie, e lascia però alla parola poetica, soprattutto ai poeti, e cerca di sollecitare il più possibile il pubblico a dire la propria. In Ma termini. il pubblico ha voglia di dire la propria? Cioè, o si limita a essere, o diciamo un po' abituato ad essere spettatore passivo televisivo, fa fatica. Allora, bisogna distinguere il contesto in cui abbiamo operato negli anni, perché il primo pubblico era un pubblico, anche da questo punto di vista, da educare. E capita a volte che tu vada in situazioni in cui il pubblico non ha mai visto un Poetry Slam e quindi ha avuto un'esperienza precedente sempre di ascolto, ma un ascolto passivo, un ascolto automatico, e invece nel Poetry Slam si trova improvvisamente a partecipare. Qui l'abilità dell'MC si sente, fa veramente la differenza. Cioè, un bravissimo MC riesce subito a proiettare anche chi non ha mai visto un Poetry Slam in un'atmosfera, in un mondo diverso in termini partecipativi. C'è cioè, proprio una. Ti accorgi, elettrizza subito l'energia e trasforma il luogo in un luogo di confronto e con partecipazione. Attualmente il Poetry Slam è talmente ormai affermato che questa, diciamo così, preparazione è un po' diminuita, è un altro tipo di ricaduta. Oggi chi va a vedere un Poetry Slam, nel 50% dei casi ha già visto un Poetry Slam, almeno un Poetry Slam. Poi ormai ci sono addirittura il pubblico, diciamo così, lo zoccolo duro di una scena conosce benissimo i meccanismi e non ha bisogno neanche di essere sollecitato. Però l'MC deve essere sempre molto attento e vigile affinché non ci si sieda un po' sugli allori e non ci sia la reazione giusta, soprattutto quando lo show è andato avanti per magari un'ora e manca ancora una mezz'ora di conclusione e magari può calare l'energia, lì deve essere molto bravo a tenere in allerta sempre le antenne bene dritte per essere il più possibile reattivi e capaci di dare anche dal pubblico delle svolte a questo spettacolo, che è uno spettacolo critico, ecco, non è solo un gioco, ma è un gioco serio. Ci si diverte tanto, ma si impara anche tanto. Questa è una cosa che sicuramente ha fatto la differenza anche sulle esperienze precedenti e i format precedenti di proporre poesia. No, anche perché quando si approccia direttamente all'arte, una cosa che ho sempre detto, l'arte è divertimento, ma è un divertimento profondo, perché è capacità di critica, di autoanalisi, l'arte, insomma, ti mette un po' di fronte alla realtà che vivi sotto i suoi vari aspetti, e chi te la propone con la sua forma d'arte, che sia pittura, che sia musica, che sia poesia, la sviscera.
Quindi, volente o nolente, la fa sviscerare anche a te perché ti scatena delle emozioni. Tu hai detto una parola molto bella, che mi è piaciuta molto, l'hai ripetuta più di una volta, energia. Si scatena veramente dell'energia. L'energia che, non so, dimmelo tu, però è scatenata dal fatto che la poesia ha la capacità, proprio perché è un poeta, si mette a nudo, no? Con i propri versi, scrive qualcosa di molto intimo. E quindi condividendo così dal profondo le proprie sensazioni, il proprio punto di vista, le proprie emozioni, il proprio punto di vista, come dicevo, scatena una reazione molto forte, no? In chi lo ascolta, no? Quindi mi piace il discorso dell'energia che si scatena durante il Poetry Slam, perché effettivamente è così, si sente proprio, si sente nell'aria. Io stavo guardando sempre il ruolo dell'MC, no? Il capitolo MC e MC donne. Perché li hai voluti tenere separati? Cioè, c'è un modo di operare diverso tra i ragazzi e cioè gli uomini e le donne con il ruolo di MC. No, anzi, in realtà ho cercato il più possibile di valorizzare le MC donne, perché credevo che il libro potesse essere anche uno stimolo a guardare ciò che di solito viene tenuto in secondo piano o che ha bisogno di svilupparsi. Sicuramente non c'è la stessa disparità di genere che c'è nel mondo dell'hip hop tra maschi e femmine. Anche per esempio i poeti, è vero che ci sono molti poeti maschi e non tante poetesse che sono disposte a mettersi in gioco, a salire sul palco Ti e mettersi. amo, hai detto poetessa, hai detto ti amo, poetessa, hai detto il continuo, scusa, ti ho interrotto. Però anche per quanto riguarda gli MC c'è lo stesso discorso, cioè ci sono molti MC maschi e pochi MC donne. Però, insomma, quelle che ci sono, volevo che il più possibile avessero voce e dicessero loro e presentassero il Poetry Slam dal loro punto di vista e questo ruolo dal loro punto di vista. Sicuramente ci sono delle carte che le differenziano, però credo che veramente la parola energia le unisca tutte, nel senso sì, ognuno poi ha il suo modo di costruire il rapporto empatico col pubblico. Però la carica energetica, quella non ha differenza. La vibrazione che si crea tra pubblico e poeti sul palco, una vibrazione che non ha differenze di genere. Cerca una verità anche lì, c'è una verità anche lì, diretta, una presa diretta tra parola detta e parola ascoltata e poi risposta in termini di voti, risposta in termini di silenzio anche, di ascolto, ritorno in termini di applauso. Non, è difficilissimo sentire un applauso automatico in un Poetry Slam. Gli applausi o sono veri o ci sono boo veri. Ecco, per esempio, questa possibilità di dire no, io non sono d'accordo con quello che hai detto, no, la poesia che hai detto non mi convince, e poterlo dire. In termini di voti, se sei nella giuria popolare o in termini corali, dopo che la performance è finita, è un aspetto molto importante. La qualità di silenzio, che è altissima, perché la posta in gioco è molto più alta nel Poetry Slam. Quando tu ti metti veramente a nudo e ci metti la faccia e ti presenti per quello che sei, sai che le persone potrebbero darti un 2 rispetto a quello che stai dicendo, la posta in gioco si alza e quindi il silenzio, la qualità, l'intensità del silenzio quando c'è una performance di questo tipo si alza. È completamente diverso tutto il meccanismo, cioè il pretesto della gara in realtà è un dispositivo geniale per far sì che ogni volta, pur nello stesso canovaccio, cioè la gara di poesia con un vincitore, ma cambia ogni volta l'esito e gli sviluppi. E quindi il canovaccio è lo stesso, ma il risultato è sempre diverso. Come la commedia dell'arte, no? Un po'. Ha una struttura molto vicina alla commedia dell'arte, sì. C'è una forma di improvvisazione che non è tanto nel verso, che il verso è già scritto, però l'improvvisazione sta nella reazione del pubblico, no? Perché
Magari la poesia è sempre la stessa, ma è il pubblico che è diverso, la recepisce in maniera diversa, quindi trasmette cose diverse e tu recepisci cose diverse, no? Ascolta, io proporrei di mettere un brano e poi Sì. dopo ti chiedo come si organizza uno slam, poi ho letto anche pro e contro, amico nemico, lo slam, insomma. Però mettiamo un brano, Certamente. Ugo. Dai, grande. Allora, noi ci ascoltiamo il brano, poi ritorniamo in diretta. Vi ricordo con Dome Bulfaro, autore di Guida Liquida al Poetry Slam. A tra poco! A tra poco e buon ascolto. Buona outside. I'm not all that you see.
Eccoci qua di nuovo in compagnia di Dome Bulfaro, uno dei fondatori, il fondatore della Lega Italiana Poetry Slam, LIPS per i più, che è stato uno dei promotori del Poetry Slam qua in Italia, no? Dunque, io stavo guardando sempre, prendo sempre spunto dal tuo libro, dall'indice del tuo libro che intanto durante il fuori onda ho riempito di appunti. Pro e contro dei Poetry Slam, Slam amico nemico, perché? Ma intanto perché lo Amico nemico slam. per chi? Per chi lo organizza, per chi è, ci gareggia, per chi è? Poi un pro e un contro. Per il È un pro e un pubblico? contro per anche per chi fa gli slam. Ci sono dei pro e dei contro del poetry slam. Non è la panacea che risolve tutti i problemi della poesia. Sicuramente ha avuto il grande merito di fare da ariete alla poesia orale e aprire tutta una serie di porte che fino a qualche anno fa erano completamente chiuse. Posso correggere solo il fatto che non sono l'unico fondatore della LIPS, ma sono un cofondatore. Non faccio tutta la lista perché altrimenti mi dimentico qualcuno, però è importante che non passi il messaggio che sia stato da solo, perché invece la LIPS è stata un'azione corale. Di più persone che si sono messe, hanno deciso di contribuire finalmente insieme nel costruire un campionato, di gestire un'azione culturale che sostenesse l'intero movimento dello slam, ma anche della poesia orale in generale. Appunto, dicevo, il Poetry Slam ha dei pro e dei contro. Tu parlavi prima, per esempio, di minutaggio breve sui 3 minuti. Quindi un poeta ha 3 minuti a disposizione a manche, per dire massimo 3 minuti, Che per sono dire tanti per una poesia, perché una poesia di 3 minuti, ragazzi. che sono tanti, però ti assicuro, per esempio, che ci sono scene come quella tedesca dove il limite non è di 3 minuti, ma è di 5. E a volte ci sono scene, ci sono campionati nazionali dove non c'è neanche il vincolo del minutaggio. Quindi il poeta, finché sta sul palco e ha qualcosa da dire, può stare. Dopodiché o l'MC interviene e lo blocca, oppure lo blocca il pubblico stesso. Quindi, per esempio, perché faccio il discorso del minutaggio? Perché è interessante sul piano culturale. Se tu, per esempio, strutturi un poetry slam dove al massimo puoi dire poesie per 1 minuto, la ricerca artistica cambia. Perché hai 60 secondi per risolvere un problema. È come se tu, invece che lavorare sul IQ, lavori sul sonetto. La misura, l'estensione di possibilità temporali cambia la ricerca. E avere, per esempio, 5 minuti ti porta a sviluppare una poesia molto più narrativa rispetto a quella di una poesia di 3 minuti. Ecco, queste riflessioni, per esempio, sono riflessioni che possono poi sviluppare il movimento artistico di ricerca nel Poetry Slam. Con 3 minuti è più facile colpire il pubblico, ma è più difficile far sì che ci sia un viaggio immersivo nell'io, perché i tempi sono troppo stretti. È come la differenza tra un cortometraggio e un lungometraggio. Un conto è vedere il film di un'ora, un conto è fare un film di 5 minuti. Hanno delle azioni sulla persona completamente diverse, delle ricerche completamente diverse. Ecco, questo, per esempio, secondo me è un grande limite del Poetry Slam. Ma d'altronde nessun format può assolvere a tutte le funzioni possibili che richiede la poesia. Ecco, quel capitolo pro e contro va a indagare un po' questi aspetti. Lo fa in termini critici da parte di chi ha detto sempre: no, lo slam è brutto, no, lo slam non fa spettacolo, fa show, chi sale sul palco è un esibizionista, e quindi ha tirato fuori tutta una serie di critiche, secondo me poco fondate, che Abbastanza sono frutto di un'esperienza superficiale, a volte assente e pretenziosa da parte di chi sostiene queste idee. Ma nello stesso tempo è vero che bisogna stare attenti, per chi fa il Poetry Slam e lo promuove, che non diventi solo esibizionismo. Adesso, per esempio, io sto facendo una battaglia piccola sullo speech, cioè che è una parte proprio che compete
all'MC, cioè il discorso iniziale che dovrebbe fare l'MC per mettere Speech. insieme le tre parti, cioè i poeti, il pubblico e il mediatore, quindi il maestro di cerimonie. E quindi avviare di fatto il Poetry Slam in termini di gara. Ormai lo speech non lo fa più nessuno. E questo, secondo me, è una parte persa del Poetry Slam, non lo fa più quasi nessuno. Perché non facendolo si sposta troppo il Poetry Slam sul divertimento. E si fa credere che il Poetry Slam sia solo gioco e basta. Invece è anche profondità di pensiero e anche riflessione. E allora lo speech è uno dei pochi momenti in cui l'MC può sviluppare questa riflessione di pensiero, sempre non mettendosi sul piedistallo o mettendo sul piedistallo i poeti o il pubblico. Perché una delle cose bellissime del Poetry Slam è che tutti partono dalla stessa linea È bianca. vero, Non c'è. è vero. Non c'è uno del pubblico che è più importante, non c'è un poeta che viene presentato con il suo pedigree, che si dice all'inizio lui ha vinto di qua, lui ha vinto di là, non si No, dice assolutamente. niente del poeta. E le persone partono tutti da zero, ogni volta. Non c'è un poeta laureato che viene valorizzato di più di uno che ha iniziato per la prima volta e sta dicendo la prima poesia in pubblico davanti a centinaia di persone. Non c'è una scala di valori. Non c'è una scala sociale che dice sì, tu hai studiato all'università, sei più importante, dici cose più importanti di me che sono stato al bar tutta la vita. Si dà a tutti la stessa dignità, che è uno degli aspetti più belli del Poetry Slam, è fortemente democratico, ma d'altronde lo slam è la democratizzazione del verso, quindi ci sono pro e contro anche in questo. Quindi, insomma, quel capitolo pro e contro va a indagare tanti aspetti, alcuni li ho accennati qua mentre ho risposto. No, poi è vero che c'è stata una certa corrente, tuttora c'è una certa corrente di poeti classici, cosiddetti classici, che si dice aborriscono? Aborriscono? Abortano. Aborrono, aborrono, mi stanno suggerendo da più parti, aborrono la gara perché dice che sminuisce, no, la poesia. Invece in realtà io una cosa che insomma, penso profondamente è che l'arte nasce dal popolo, è dal popolo che si deve rivolgere, no? E non c'è peggior critico e profondo critico e miglior critico del popolo che ti ascolta. Cioè non puoi tenere staccata l'arte dal popolo, perché è da lì che nasce, è dal popolo che si rivolge. E secondo me, a me una delle cose che incanta del Poetry Slam è che unisce arte alla sua fonte, no? E Certo. quindi a me quello piace molto, anche perché io non so scrivere, cioè chi non sa scrivere poesie, però le può apprezzare, ne può apprezzare il contenuto, la bellezza, l'abilità, le può Certo. criticare, ne ha tutto il diritto. E altra cosa, aspetta, 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 che cosa ti vuole? Aspetta che vado a curiosare un po', eh. No, Allora, gli slam liberi e gli slam letterari. Gli slam liberi, sì. gli slam letterari, perché? Cosa vuol Allora, dire? qui in realtà c'è una ricostruzione storica da fare, perché i primi slam che sono stati realizzati dal 2001 fino alla 2009, diciamo così, diamo una data di massima, erano pressoché tutti letterari. Cosa vuol dire slam letterari? Voleva dire che l'MC non apriva l'iscrizione a tutti e chiunque poteva iscriversi a questo slam, ma funzionavano ad invito. Ai. Essendo ad invito, c'è una ragione precisa. In realtà, siccome gli slam erano pochi realizzati all'anno ed erano tutti all'interno di festival su cui investivano tanti capitali, venivano investiti tanti capitali, si cercava di avere i migliori poeti del periodo, che sapevano fare performance poetry e sapevano fare una ricerca interessante. Si cercava di mixare il più possibile poeti che arrivavano dalla poesia sperimentale a poeti lineari, dove la ricerca comunque era sempre di qualità letteraria alta.
Quindi venivano invitati 6-7 poeti, 8, 9 a seconda della situazione, che venivano remunerati molto bene. Ah. Si parla anche di ogni poeta prendeva anche 200-250 euro di gettone, quindi era un periodo dal punto di vista economico d'oro, perché si sceglievano, i poeti venivano scelti, è vero, però i poeti venivano anche pagati molto bene. E arrivavano comunque tutti dall'ambito più o meno letterario, ecco. Quindi o sperimentale o tradizionale, ma sempre di poeti laureati, accademici o antiaccademici, ma comunque riferiti al mondo letterario. Successivamente, invece, mano a mano che lo slam ha preso piede, si sono sviluppate quelle lì che sono gli slam liberi, cioè a iscrizione libera, dove ognuno poteva partecipare, quindi non c'era più questo gioco dell'invito di selezione da parte del maestro di cerimonia, ma in realtà la selezione avveniva attraverso una data di scadenza, attraverso altri meccanismi. E quindi, diciamo così, il primo che arriva alloggia. Altre volte selezioni dove c'era sì una data di scadenza, ma anche una serie di indicazioni che mettevano la giuria organizzatrice nelle condizioni di poter selezionare alcuni poeti, quindi non era proprio d'invito, però si sceglieva tra tutti quelli che intendevano partecipare. Ora siamo in una situazione dove mediamente si sviluppano 300 slam in Italia all'anno, mentre quando si parlava di slam letterari se ne sviluppavano 10-15 all'anno. Quindi è chiaro che lo slam diventando un fenomeno da verticale a orizzontale ha cambiato anche proprio le abitudini. Oggi convivono tranquillamente i due sistemi all'interno della LIPS, anche perché quello ad invito, oltre ad essere un po' più costoso, è decisamente meno diffuso, perché comunque i festival in Italia sono rimasti, ahimè, molto pochi, sono rimasti pochi, e quindi non ci sono festival che hanno così tante realtà che hanno la possibilità di avere il meglio. Ok, ma chi è stato il pioniere del Poetry Slam in Italia? Il pioniere del Poetry Slam in Italia è stato colui che di cognome aveva un programma di libertà della parola attraverso la voce, cioè Lello Voce. Diciamolo, no, Lello. Ciao Lello, lo Ciao salutiamo. Ciao Lello. Lello, ciao grande. Lello Voce è stato importantissimo anche per Guida Liquida al Poetry Slam. Quando, diciamo così, abbiamo costruito il timone del libro, io sono andato a casa di Lello e l'abbiamo ragionato anche con Lello. Quindi Lello Voce, diciamo così, oltre ad aver fatto l'introduzione a Guida Liquida al Poetry Slam, è il referente principale di questo libro, è l'interlocutore a cui ho chiesto più informazioni, perché è quello che non solo l'ha portato per la prima volta in Italia, ma l'ho anche tutelato dallo spam dello slam. Cioè, Quindi spam dello slam. lo spam dello slam, che sono un po', diciamo così, a un certo punto è iniziata una corsa, siccome il Poetry Slam come etichetta attira tanto pubblico. Allora si è cominciato a appiccicare la parola Poetry Slam anche a format che non erano legati al Poetry Slam. E quindi ogni volta che è accaduto, colui che più è intervenuto e ha tutelato il format nelle sue strutture originali è stato Lello Voce. Ora questo ruolo lo svolge in generale la LIPS. Ok, allora, generi di slam. C'è scritto qua, generi slam, Sì. pagina Pagina 169. 169. Sì. Vado anch'io a pagina 169 perché non me li ricordo tutti. Sì, un po' il discorso era quello che avevamo accennato all'introduzione. Intanto, ecco, sgombriamo una confusione che spesso capita. La slam poetry non è un genere. Con slam poetry si indica esclusivamente la poesia che viene proposta all'interno del Poetry Slam. Quindi Ok.
tutta la poesia che viene proposta all'interno del Poetry Slam è slam poetry. Ok. Poi abbiamo detto un po', abbiamo detto sullo spoken word, cos'è la spoken word, e quindi spoken word è parola detta. Ok. Ma la spoken word appunto può essere il rapper che dice il proprio testo rappato senza flow, ma può essere anche qualsiasi poesia che viene detta senza musica, quindi non okay. per forza con la tecnica del rapper. Ok. Poi la stand-up poetry, passando in rassegna, è quella poesia che ha fatto della comicità il suo elemento caratterizzante, è una derivazione della stand-up comedy. Ci sono dei punti di ci sono delle figure che sicuramente hanno aperto la stand-up poetry all'interno del panorama italiano. Paola Grati, Catalano, La Racca, Brav'uomo, per esempio, solo per fare alcune citazioni, adesso ce ne sono. Burbank ogni tanto. Burbank. Burbank, anche. Sì, però è arrivato leggermente dopo questo gruppo e queste okay. figure. E, poi chi c'è? Luciana Preden, per esempio, è stata una delle prime che ha aperto la stand-up poetry. Poi la satiric poetry, che è uno sviluppo ulteriore della stand-up poetry, che fa della satira, cioè non fa semplicemente commedia, ma ha dei tratti satirici che la connotano. Poi c'è la rap poetry, la heavy poetry, che mischia quindi la poesia alle modalità dell'heavy metal. Poi l'action poetry, che è un po' più sperimentale, che fa dell'azione, della poesia, quindi con una poesia molto più vicina a quella sonora, e quindi con l'azione che è al centro della ricerca insieme alla parola. Poi il teatro poesia, che invece mescola la dimensione teatrale con quella poetica, la jazz poetry, che quindi si rifà alle modalità jazz e quindi ha proprio delle ritmiche che vanno molto vicino al jazz, la danza poesia, che utilizza quindi i codici della poesia e della danza, soprattutto la danza moderna, la danza contemporanea, miscelando quindi azione, gesto, poetico, però che di derivazione, che deriva appunto dall'arte coreutica. Poi ce ne sono altre, ecco. Adesso non diciamole tutte, così comprano il libro. Scusami, è un mondo vastissimo, no? È un mondo vastissimo. Anche quello che è affascinante del Poetry Slam, che tu puoi andare in una serata, puoi vederti tutti questi generi incarnati da persone. E quindi tu passi da una poesia lineare alla rap poetry, alla jazz poetry, alla teatro poesia, costantemente, e hai una varietà, una gamma di ricerca che veramente ti apre lo spettro. Cioè, chi pensa che la poesia non sia l'arte per sé, sbaglia, perché è come per la musica. Cioè, per ogni persona esistente su questo pianeta c'è sicuramente un poeta che può farlo vibrare. Che bella questa frase, mamma mia. Allora, io lascerei sospesa questa bellissima frase di Dome e chiederei a Ugo di trasmetterci un brano. Certamente. Ok, così dopo arriviamo, sono le 22:45, abbiamo circa un quarto d'ora per concludere la nostra chiacchierata con Dome, però prima vi lasciamo in compagnia di un bel brano musicale sulle parole veramente molto belle, per ogni genere di poesia. No, cos'è che hai detto, Dome? Per ogni persona c'è un genere di poesia. Esistente che sulla terra c'è un poeta che può farlo vibrare. Bellissima, questa è una frase bellissima. Adesso un po' di musica, poi ci risentiamo.
Blue Scotty. Vai. No, ci sono. E buon ascolto. Vai. Ok, eccoci di nuovo qua in diretta su Radio Saiut e su tutte le radio che fanno parte del network per gli ultimi 10 minuti abbondanti in compagnia di Dome Bulfalo, e nel fuori onda ho scoperto un'altra cosa, che lui si occupa anche di editoria. Apriamo, stacchiamoci un po' da Poetry Slam e poi chiamiamo in onda anche la tua compagna che è il tuo braccio destro, no? Fatti vedere, dove sei? Non si vuole far vedere perché è struccata, no? Dai, sei bellissima. Sì, esatto. Ciao. Ciao, cosa state combinando? No, perché io l'ho vista passare prima, no? Allora ne ho approfittato per salutarla. Ma lei che si chiama? Che non... Ragazzi, io sono Simona. Cioè, io mi ricordo Simona. Che il cognome? Cesana. Cesana, esatto, perché io mi ricordo di Dome Bulfalo perché ho il titolo sul libro, se no è perché lo conosco da secoli, se no sono una frana. Scusate, ma sto sbattendo anche la sigaretta, mi avete beccato con la sigaretta in mano che non faccio vedere per educazione, però vi state occupando, parliamo anche un po' dei progetti, di un libro che allora, parla della storia. No, adesso lei sta, a quest'ora, che sono quasi le 11, sta lavorando ancora a un libro che è una ricostruzione della storia italiana attraverso la storia del cinema italiano, mm-hmm. ed è un libro di una 140 pagine circa, costruito insieme ai miei allievi del liceo artistico di Arese. E stiamo finalmente...
Cosa insegna il liceo artistico? Il liceo artistico insegno discipline audiovisive multimediali e discipline plastiche, quindi mi muovo tra storia del cinema e scultura. Questa, diciamo, okay, così, è la banda di oscillazione. Okay. Poi abbiamo appunto con altri questa casa editrice che si chiama Mille Gru, che ha appena vinto un grandissimo premio con il libro Controlli, ha vinto il premio Pagliarani, quindi abbiamo battuto anche case editrici come la Mondadori, Einaudi, altre case editrici insomma di prim'ordine, grazie al libro di Rosario Lorusso e Daniele Verni intitolato Controlli. E quindi siamo molto fieri di quest'ultimo successo. Poi siamo appena usciti con un libro di nuove ninne nanne contemporanee, che si titola Ninniamo, ninne nanne per dire sogniamo, ed è un libro che per la prima volta classifica le ninne nanne in tre famiglie, quella ninne nanne allopatiche, omeopatiche, olistiche, e le classifica così perché bello, in realtà va a indagare la poesia per bambini ad uso terapeutico. Bellissimo. E, insomma, queste sono le ultime due novità editoriali, e poi ce ne sono altre in ballo, e qui è una fucina continua. Sì, no, ti conosco da un po', quindi so che sei una fucina, questa cosa un po' ce l'abbiamo in comune, che siamo delle fucine, sì. Ma dove si porta? Facciamo un po' di marketing. Infatti, quando, diciamo così, quando le due fucine si sono messe insieme, cioè noi due, abbiamo riattivato il Poetry Slam dell'Emilia Romagna. Grazie. Sì, i due ce l'abbiamo fatta, poi adesso ci sono delle realtà bellissime, però insomma all'inizio eravamo i due. È stata dura, ma è stata bella. Enzo Campi insieme a altri, però diciamo così, i due motori siamo stati noi due. E vai, diciamocelo, perché ce lo meritiamo. Anche perché posso riprendere uno slogan. Bravo, grazie, aiuto. Alle 11 di sera sono ormai cotta. Piccolo e bello, no? E non serve essere in tanti, serve avere le idee chiare e avere la volontà, no? E sì, allora è qualche idea buona, e avere anche la capacità di metterla insieme, no? Quindi insomma, ce l'abbiamo fatta, va, continuiamo così. Sì, ma poi il lavoro adesso che stanno facendo tutti gli altri è notevole. È sono, siamo contenti, insomma, che i semi, che il germoglio che abbiamo curato con passione abbia dato tutti questi frutti. E dai, è così che si fa, la vita va avanti ed è bello che vada avanti, che proponga i suoi frutti sempre diversi e sempre nuovi, no? Perché il bello della vita è questo, no? Il continuo rigenerarsi, rifiorire in cose nuove, bellissimo. È quello, ecco, che una cosa molto importante che non abbiamo detto e che adesso mi viene in mente è la casa editrice che ha pubblicato Guida Liquida al Poetry Slam, che è Agenzia X, che ha fatto un lavoro enorme di promozione, un lavoro enorme di editing, perché io... in autonomia avevo fatto un libro di 900 pagine, mm-hmm, all'editore mi sono segnate. Scusa, 900 pagine, anche Stephen King riesce a scrivere 900 pagine. All'editore ne ho consegnate 450, il libro doveva essere di 200 pagine e alla fine è venuto fuori un libro di 300 pagine. No, che comunque, allora, vorrei dire che è scritto in grande, quindi cioè, è leggibile. E poi anche pieno di fotografie, quindi non scoraggiatevi. No, no, poi alcuni mi hanno detto veramente che si legge, intanto è un lavoro che ho voluto fortemente corale, come nello spirito del Poetry Slam, quindi ci sono tantissimi poeti che arrivano dall'estero, che danno le loro testimonianze, tantissimi, più di 50 poeti protagonisti della storia dello slam italiano, tra cui anche Silvia Parma, ecco, Sara Ventroni è stato colui che ha vinto il primo Poetry Slam in Italia. Questo chi è? E questo invece è Simone Savogine, che è il triplice campione italiano da 3 anni, è l'imbattuto, e che ha fatto tantissime esperienze poi all'estero. Ecco, una cosa bellissima del movimento che abbiamo attivato è che finalmente abbiamo portato tantissimi autori all'estero. Questo, anche Alessandra Racca, grazie al movimento, che è una delle protagoniste, una delle di coloro che ha fondato proprio la Lips, l'ha avviata, anche lei ha avuto delle esperienze all'estero, anche grazie all'azione culturale che ha promosso lei, in generale come Lips, ma che per fortuna ha dato
dei riscontri a tutti, insomma, ha fatto veramente un'esperienza, quella della Lega Italiana Poetry Slam, che ha ribaltato totalmente quello che era l'idea di poesia. Quindi, insomma, siamo contenti che quel seme invece messo da Lello Voce, che ha fatto un po' da padre putativo, ancora fa da padre al movimento slam italiano, si sia sviluppato in questa fiuma in piena, in questo mare in piena della Lips. Ascolta, stavo leggendo il sottotitolo Guida liquida al Poetry Slam, la rivincita della poesia. La rivincita della poesia, perché purtroppo la poesia a un certo punto è stata relegata a dei confini che non le erano propri. Cioè, quando si pensa che la poesia sia solo accademica e quando si pensa che la poesia sia solo quello che noi vorremmo fosse la poesia, lì si perde una partita importante, perché la poesia è sempre molto di più di quello che noi immaginiamo sia. Ha una capacità di essere trasversale, di muoversi come l'acqua, è molto fluida, è liquida la poesia. Ed essendo fluida e liquida, è vero, noi possiamo versare l'acqua in un bicchiere, la possiamo versare in una brocca, ma non dobbiamo essere convinti che la poesia sia solo la brocca o sia solo il bicchiere, perché invece ha una fluidità, una capacità di trasformarsi e di essere a 360 gradi. Ecco, il Poetry Slam credo che abbia di nuovo messo in luce la liquidità della poesia, la sua oralità, la sua possibilità, la sua gamma espressiva, che è sempre sorprendente. E finché gli autori saranno capaci di fare ricerca vera e non si piegheranno a inseguire, diciamo così, il tipo di poesia che vince, che ha più seguito, ma resterà un laboratorio di ricerca espressiva, allora il Poetry Slam darà sempre il suo schiaffo. Quando invece gli autori, i poeti e il pubblico si adatteranno ai cliché e si omologheranno, allora smetterà di tirare schiaffi veri e lo slam non sarà più energico, ma sarà uno slam di facciata. Ecco, questo è un altro aspetto su cui noi, che diciamo così, siamo al timone del movimento slam italiano, almeno in questo momento, dobbiamo tenere sempre presente. Facciamo cultura, non facciamo solo intrattenimento. Ecco, perché un po' il rischio c'è, cioè andando a vedere gli slam di adesso, che tra l'altro hanno un sacco di seguito tra le giovani, le cosiddette giovani generazioni, no? Ed è bellissimo, perché i ragazzi, veramente, c'è gente veramente in gamba, ragazzi molto giovani, ma veramente molto in gamba, anche come, non solo come slammer o compositori, ma anche come capacità di iniziativa, di organizzazione, no? L'altro giorno avevamo il palco qua, insomma, ci sono delle realtà veramente interessanti, però li vedi, soprattutto gli slammer, tra virgolette, professionisti, quelli che fanno un sacco, partecipano un sacco di slam, che un po' tendono a uniformarsi al linguaggio che viene più recepito, no? E allora, per concludere, questo forse è un rischio, perché uniformi la tua arte a quello che piace molto al pubblico. Allora è giusto accontentare il pubblico, però è anche giusto proporgli sempre qualcosa di nuovo, perché se no lo standardizzi e ti standardizzi tu, ed è un peccato. La ricerca smette, soprattutto la comunicazione si interrompe, secondo me. Quando standardizzi troppo un linguaggio, poi la comunicazione ne risente. Allora, per concludere questa bellissima chiacchierata, la poesia di domani è la poesia oltre la cultura. Scegli una delle due. Quale sarà la poesia di domani? Allora, prima ho accennato a me piace pensare, non voglio fare quello che legge nella lampada, anche perché credo che sarei smentito, e la poesia, per fortuna, ha questa capacità sempre di smentire le previsioni, però mi piace pensare, rispetto a quello che accennavo prima, che la poesia sia utilizzata sempre più anche per scopi terapeutici. Credo che ci sia all'interno di questo ambito tanto da esplorare e di cui fare ricerca. Ci sono delle poesie che hanno
cioè la poesia fa sempre bene, fa bene a chi scrive e fa bene a chi l'ascolta. Questo ha una dimensione terapeutica intrinseca propria. Però ci sono delle poesie che possono il più possibile intervenire proprio in modo mirato e attento e nello stesso tempo avviare dei processi dove si utilizza la poesia per riequilibrare la persona, armonizzarla, credo che sia una finalità che debba avere uno sviluppo pieno, ecco. Noi come casa editrice di Mille Gru ci stiamo impegnando molto in questa direzione. Ecco, la poesia di domani spero che sia più attenta alla dimensione della cura, la cura di sé e la cura dell'altro. Bella questa frase, la cura di sé e la cura dell'altro. Allora, concludiamo in maniera marketing, dove si possono trovare quei libri? Si possono acquistare anche online? Perché ragazzi, X ha una distribuzione nazionale, è una bellissima casa editrice, vi consiglio di leggere tutti i titoli di Agenzia X perché fa della controcultura uno dei suoi marchi di fabbrica. Il Poetry Slam è una di, forse l'ultima frontiera di controcultura nata dal basso, ricordiamolo, perché pur non avendo una matrice underground, però è un fenomeno nato da un poeta, così citiamo colui che l'ha inventato questo format, che è Mark Kelly Smith, che faceva il muratore e che andando ad un ascolto ad ascoltare degli incontri di poesia, dei reading, si è reso conto che non, il pubblico era tenuto in disparte e aveva un ruolo marginale, cioè di fatto non c'era, il pubblico era formato da poeti che ascoltavano altri poeti. E a questa, diciamo così, questa emarginazione di quasi l'intera società a lui non stava bene e quindi ha cercato delle modalità per ricoinvolgere il pubblico e riformare un pubblico della poesia che non esisteva. Questa è un'altra parte della rivincita e devo dire che è stata una rivincita che ha coinvolto tutti. È stato un grande dono che tra l'altro è stato preservato come dono, perché ricordiamolo che Mark Kelly Smith non ha mai voluto un copyright sul Poetry Slam e sarebbe diventato ricchissimo mettendo un copyright sul Poetry Slam. Invece non l'ha fatto e non lo fa perché vuole che sia un qualcosa, un dono per l'umanità. Ed è un muratore, quindi capisce. Cioè, all'epoca, insomma, viveva anche di questo, sì. Quindi mai schedare una persona, mai limitarla a un suo ruolo, no? Dentro di noi ci sono tanti ruoli e tanta bellezza e tanta grandezza, no? Basta solo trovare il canale giusto per esprimerla. Allora, io ringrazio tantissimo Dome Bulfaro per questa bellissima chiacchierata, non avevo dubbi che fosse così perché conosco Dome da una vita e lo stimo moltissimo per il suo lavoro, per l'anima che ci mette, per l'abilità, l'allegria, la positività e l'impegno, la serietà che ci mette. E niente, vi lascio. Grazie. Grazie dell'invito. Cosa? Grazie a te dell'invito. Allora, grazie a te di aver partecipato e niente, io saluto tutti gli ascoltatori di Radio Salute e di tutte le altre radio che non mi ricorderò mai che ci ascoltano. Ringrazio Ugo alla regia che ci segue sempre con molta pazienza e con molta dedizione e vi do appuntamento alla prossima settimana. Martedì prossimo saremo con quelli di Versante Ripido, che è questa fanzine online di poesia, e ne scoprirete delle belle. Un bacio a tutti, una buonanotte a tutti. Saluto Sergio Grau, che è stato l'altro padrino del libro Guida Liquida al Poetry Slam, che è l'attuale presidente della Lips e sta svolgendo un grande lavoro. Ciao Sergio, un bacione a tutti e seguiteci. Per chi non ci ha seguito, non è riuscito a seguirci stasera, ricordiamo che il video della puntata è già disponibile da domani sul canale YouTube di Radio Salute e ci potete seguire anche su Facebook. Silvia Parma vi auguro buonanotte e tanta poesia dentro i cuori e nella vita. Ciao. Ciao. Ciao e buonanotte. Ciao. Think twice. Buster Keaton, Tibe. Per se strade fratte sotto zero, camminiamo quatti quatti senza farci vedere. Noi che abbiamo un nostro posto, per te il posto è già pieno. Ovunque andiamo.